Dottor Tenti, oggi doppia festa, una bellissima sede e il progetto di formazione civica al quarto anno. Un gruppo di amici presuntuosi, il più presuntuoso sono io, ha pensato di trasmettere quel poco che sa a coloro che avessero voglia di fare politica, ma intesa però politica come servizio, non propriamente come oggi la maggior parte delle persone la intende. La politica è una cosa bella, qualche volta sono meno belli i politici, quindi senza assolutissimamente alcun orientamento di parte, avremmo la pretesa di raccontare qualche cosa del nostro modesto sapere, nell'ambito della politica naturalmente, a chi domani avesse voglia di fare, che ne so, il consigliere comunale, comunque di impegnarsi in politica. Questo è lo scopo fondamentale, principale, anzi no, unico di questa iniziativa, si chiama infatti Scuola di Introduzione alla Politica, che si tiene nella ex chiesa in via Oberdan, nella Madonna del Duomo, un luogo splendido, cortesissimamente utilizzato, che ci è consentito di utilizzare gratis, dalla famiglia di Antonio, dai figli di Antonio Boncompagni, Giuseppe e Susanna. Sancisce questa unità di intenti tra la scuola e il territorio, queste personalità che mettono a disposizione le loro competenze per far crescere le nostre ragazze e i nostri ragazzi, rappresenta veramente l'idea bellissima, perché si possa veramente creare un momento di incontro dove il territorio entra dentro la scuola entra nel territorio, e soprattutto anche perché non si delega soltanto alle nostre aule il momento di crescita, ma tutti ci mettiamo a disposizione affinché ci possa essere veramente in maniera trasversale un riavvicinamento verso la politica bella. Diciamo, l'attività è andata crescendo, le scuole hanno subito il primo anno aderito e abbiamo ricavato delle soddisfazioni anche per la partecipazione dei ragazzi e soprattutto per le richieste degli insegnanti del materiale su cui poi lavorare, perché spesso le lezioni cercano di affrontare delle tematiche che nei libri anche di educazione civica non vorrebbero praticamente affrontati. E quest'anno siamo arrivati addirittura all'Amplein, cioè tutte e 24 le scuole superiori, va bene, del comune e della provincia hanno aderito, per cui chiaramente anche le borse di studio sono un po', diciamo, un riconoscimento che l'associazione fa per diciamo, premiare anche le scuole. Io sono contentissima e condivido tutte le parole che ha detto il dottor Tenti sul fatto che comunque ci vuole un invito, un incitamento a farli partecipare e conoscere, perché questo assenteismo non va bene assolutamente.